Oro si muove in linea e ha un buon gioco di gambe. E quindi Luca Rigoldi dovrà cercare di stare lontano dai suoi diretti, dovrà cercare di non consentirgli di utilizzare le leve, non più lunghe, ma semplicemente perché la sua attitudine tipica del pugilato dell'est, e ricordiamo Kiev, Ucraina, è la città tra l'altro non soltanto dei fratelli Klitschko, ma la città di Vitali Klitschko, che è sindaco di Kiev, il primo ucraino nella Hall of Fame del pugilato. E quindi Oleksandr Yegorov si porta dietro questo biglietto da visita, questo dei due campioni del mondo, dei pesi massimi. Ecco qui la presentazione ufficiale fatta da Mimmo Zambara, il ring announcer, con Luca Rigoldi che durante l'inno d'Italia è rimasto con gli occhi chiusi, sembrava teso e nello stesso tempo estremamente concentrato. Luca è un ragazzo di 26 anni molto 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 serio e professionale, per sua fortuna il mestiere lo fa in palestra, la sua palestra, e quindi gestire una palestra che è anche il luogo di allenamento non è cosa da poco. Abbraccia Gino Freo, il suo maestro di sempre, è pronto, dovrà cercare di accorciare la distanza ad Oleksandr Yegorov e lavorarlo subito al corpo. Le riprese sono 12, ovviamente essendo un titolo internazionale. Prima ripresa, il mancino di Caldogno in pantaloncini bianchi, l'arbitro Dolpierre se la prende con un operatore di ripresa e opportunamente lo fa allontanare dalle corde, lo fa avvicinare più alla zona dell'angolo, questione di sicurezza, quindi un provvedimento assolutamente saggio. Vediamo primi scampoli di questo europeo, certamente il combattimento più importante per Luca Rigoldi, l'ultimo match contro Spartak Shengelia vinto ai punti, ma era Luca al 40%. Intanto un primo scambio, primi colpi incrociati, sulla carta questo dovrebbe essere un match che va a conclusione delle 12 riprese, i pesi super gallo non portano nel loro DNA tanti KO, però pensate che Luca Rigoldi ne ha 8 su 21 vittorie e Oleksandr Yegorov 10 su 20, quindi mai dire mai. Certamente sono due che sanno incassare e che sanno colpire. Attenzione alle teste, la raccomandazione di Dolpierre. Prima ripresa un po' in cui si manifesta anche la tensione di entrambi, non soltanto di Luca Rigoldi, che adesso deve incassare un 1-2 e sono proprio i colpi preferiti da parte di Yegorov. Rimane comunque sempre molto attento, molto chiuso. Deve trovare Luca ancora la distanza, non ha trovato la distanza giusta con il suo avversario. Parte un po' troppo da lontano. Tentativi che sono timidi e non possono necessariamente essere timidi, perché ha dinanzi un avversario che è al suo secondo tentativo del titolo europeo, come detto perso contro un buon pugile come Gavin McDonnell, e ha una ottima esperienza internazionale. Ancora rientra con 1-2 Yegorov, buona questa prima ripresa per lui, adesso addirittura con il gancio sinistro in anticipo, è il destro e lo ha sentito, non approfitta subito, rimane freddo Luca Rigoldi, non si lascia prendere dalla concitazione mentre sale l'incitamento del pubblico. Non deve scomporsi Luca Rigoldi, è una prima ripresa un po' interlocutoria,
sembrava potesse andare a Oleksandr Yegorov e poi dopo grazie a quelle, ma ascoltiamo intanto Gino Preo. Stiamo andando bene perché l'atteggiamento è giusto, abbiamo sotto per i ban chiuse, i gomiti stretti, prima iniziamo l'azione da sotto e finiamo da sopra e spostiamoci verso di U, non da ridio, verso di U, non totalmente a testa, va benissimo, sta rilassato, sta sotto. Comanda te, non fallo venire avanti, comanda, mi sposto, porto sotto, anche un destro, ma soprattutto il sinistro, sotto e finisce la sua sopra. Parto con 3-4 colpi. Tanto abbiamo visto, riproposto da Roberto Gambuti, il momento più emozionante di questa prima ripresa. C'è da dire che un po' di ruggine da parte di Oleksandr Yegorov è anche naturale dal momento che l'ultima volta che ha combattuto era il 20 gennaio del 2018, quindi un anno e mezzo di inattività comunque rimane. Ha fatto allenamento con sparring partner di diversi pesi per abituarsi sia ad incassare sia a velocizzarsi, però un conto è l'allenamento e un conto è ovviamente il combattimento. Seconda ripresa. Ricordiamo da Schio in provincia di Vicenza, uno dei poli industriali più importanti del Veneto, abbiamo questo titolo europeo, la difesa di Luca Rigoldi contro Yegorov, vicino casa sua, appunto lui abita a Caldogno, è nato a Tiene, che è qui veramente a pochi chilometri. Quindi da parte di Luca Rigoldi ci può essere anche un po' di emozione nel combattere dopo i due combattimenti in Francia davanti al suo pubblico. Gancio sinistro, sta boxando come sa fare in questa seconda ripresa, con ottimi spostamenti, si è molto più chiuso, non vediamo più il Luca Rigoldi un po' scomposto del primo round. Sta cercando di rimanere lì, però vedete il buon lavoro con i diretti che fa Yegorov. Attenzione, c'è del sangue, non sappiamo se è di Luca Rigoldi oppure di Yegorov, probabilmente un contatto con la testa. Nel caso fosse di Luca comunque dovrebbe essere un taglio sul cuoio capelluto, in questo caso non inficerebbe la prosecuzione del match, ce lo auguriamo. Invece, allora, se dal pubblico cercano di tranquillizzarlo, c'è questo piccolo taglio per un colpo, una testata probabilmente, o invece credo stanno aumentando entrambi, invece credo che sia un taglio all'arcata sopraccigliare destra di Yegorov l'origine del sangue. Ma il match sta prendendo una piega insolita, inaspettata. Entrambi probabilmente credono di essersi feriti, o comunque sia credono che sia il momento in cui gli schemi si rompono e si lascia andare la veemenza agonistica. Ci auguriamo che tutto possa rientrare in un binario più ordinato, perché da queste situazioni può capitare di tutto. Ma credo che ci possa addirittura, ma tra poco lo sapremo al termine di questa ripresa quando andranno all'angolo, entrambi credo che si siano tagliati. Gancio destro di Yegorov, colpi che si scambiano e si incrociano in continuazione con grande veemenza, grande generosità da parte di entrambi. Credo che si siano tagliati entrambi. Andremo a vedere. Credo di sì, vediamo se con la... Allora, qui il taglio viene coperto dall'arbitro e dal maestro. Sì, c'è, allora, certamente il taglio sul cuoio capelluto di Rigoldi. E per questo quando un pugile si ferisce è come se avesse un surplus di adrenalina e quindi vorrebbe finire tutto subito. Ascoltiamo Freo. Replica quel gancio destro, gancio sinistro va a segno sempre,
e lavora il corpo deciso, lavora il corpo deciso, con il piede esposto, non stare davanti, non stare Allora, abbiamo visto una fase che non era quella del contatto, ma ci dà l'idea, perché in pratica sono andate avanti così per parecchio. Allora, il taglio destro, cioè sull'arcata sopraccigliare destra di Yegorov, coincide perfettamente con il taglio sulla parte destra della testa di Rigoldi. Quindi c'è stato uno spazzare di teste che sono andate a sbattere insieme. Entrambi farebbero bene però a non lasciarsi andare alla concitazione, sono due ferite che non influiscono sull'andamento del match, quindi accelerare non fa bene soprattutto a Luca Rigoldi e al suo bene ovviamente che teniamo. Lavora sotto e sopra Luca Rigoldi, cerca di interrompere le azioni con il jab. Yegorov, molto determinato questo 31enne ucraino. Per entrambi questo match di questa sera può segnare, nel caso di Yegorov, la fine di una carriera, e cioè l'impossibilità poi di avere altre chance importanti. Per Luca Rigoldi il discorso è un po' diverso, in teoria ci sarebbe ancora del tempo, sia a livello anagrafico e sia perché una sconfitta dopo una difesa del titolo europeo ci può sempre stare, ma è chiaro che rallenterebbe moltissimo il suo cammino. Perdendo ovviamente del sangue, sembra tanto, in realtà dobbiamo pensare che la testa è la parte maggiormente irrorata e soprattutto la parte di un atleta che ha il cuore che sta pompando vorticosamente, freneticamente, è chiaro che efficace con sinistro destro Yegorov, spesso e volentieri riesce a interrompere l'azione di Luca Rigoldi, che deve essere sempre guardingo comunque con le braccia a protezione. Da come si muove crediamo che abbia ormai letto il match e quindi riesca facilmente a gestirlo. Quello che ci preoccupa invece sono i diretti di Yegorov, che adesso in questo momento sembrerebbe segnato anche sull'altro occhio. Andiamo col microfono all'angolo di Ginocreo, ma con la telecamera se fosse possibile anche dall'altro angolo, perché crediamo che possa avere il secondo taglio Yegorov. Problema, roba semplice nostra. È nostra, proprio destro, sì. Con la gamba destra davanti, montante sinistro, gancio destro. Tutte e due le arcate. Vedi che è montante sinistro, anche se il gai gomito io sento il stesso. D'accordo? Prova, ma non partendo da istante, no. Devo avvicinarmi. Non dritto, non telefonare, A due tagli non profondi, due piccoli tagli sulle arcate sopraccigliari Yegorov. Siamo al quarto round. Certamente è Yegorov lo sfidante in questo momento più preoccupato per queste ferite. Fintato, splendido, ha fintato per portare il montante sinistro che è andato a segno. Per sua sfortuna Luca non è riuscito poi a girare quel colpo e quindi a dargli
la potenza necessaria. Abile però, bel virtuosismo. Viene chiamato adesso il medico, il dottor Francesco Cassari, a controllare la ferita, la doppia ferita. Vediamo cosa. No, tutto bene per il momento. Bellissimo il diretto sinistro di Rigoldi. Beh, ancora bellissimo. Prova ancora con il gancio sinistro. Un momento difficile per Jegorov, che in questo momento ha anche qualche difficoltà nel vedere l'avversario, ha il sangue nell'occhio destro. Ancora un altro gancio sinistro, è in difficoltà Jegorov, è in difficoltà. Aumenta il tifo, il pubblico presente, tutto per Luca Rigoldi. Anticipa con il destro Jegorov, ma anche i colpi dell'ucraino non sembrano più impensierire Luca Rigoldi. Ancora un altro destro incassato dall'italiano. Ovviamente sono tutti colpi che farebbe bene a non prendere. È sciolto, sciolto, grida il pubblico a bordo ring. Sì, sciolto, ma sempre molto molto attento, stoico Jegorov, che certamente è in difficoltà, non soltanto pugilisticamente, ma è in difficoltà per via di quei due tagli che danno fastidio e soprattutto portano del sangue nell'occhio, e non è facile poter avere una vista libera. Ancora le raccomandazioni di Gino Freo. Basta il gancio sinistro, poi se sbassa lui non ne vuole più. Allora parto con montante destro, col colpo sotto, al destro, con sinistro, al destro gioco. Quando che parto con la gamba destra in avanti, porto il montante, mi piego, porto anche tu il montante. Posso spostarmi anche a sinistra, porta il montante adesso. Dopo il destro lui si abbassa e non va più il gancio sinistro. Non va più il gancio sinistro. Allora avete sentito Gino Freo, lo schema è lampante. Ecco, stiamo rivedendo nei replay che manda Gambuti, quando Jegorov non ne ha più, ha detto, cioè quindi quando si va a piegare in due, è lì che Freo vorrebbe che Luca Rigoldi portasse il montante destro. Siamo alla quinta ripresa, al termine della quale ci fermeremo per 60 secondi di pubblicità e poi torneremo ovviamente qui a Schio, da dove vi stiamo trasmettendo la seconda difesa del titolo europeo di Luca Rigoldi. Anche un po' di stanchezza in Luca Rigoldi, lo vediamo proprio in questo quinto round, in questo avvio, dove ha preferito tirare un po' il fiato, studiare le mosse dell'avversario, che sono mosse di chi sembra quasi rinunciare, il
centro del ring è costantemente tenuto dal campione, mentre lo sfidante cerca di girare intorno, aspetta il movimento del campione per colpire d'incontro, se gli riesce, perché è consunto ormai dall'azione costante di Luca Rigoldi, iniziata dalla seconda ripresa, una prima ripresa in cui addirittura Rigoldi ha subito alcuni colpi e certamente non l'ha vinta quella ripresa. Alla fine, grazie a un buon colpo, forse l'ha riequilibrata, ma dalla seconda in poi è venuto fuori il campione e sta ancora facendo il match, sta pressando in questo momento alle corde Diegrov, che non sa più come venire fuori, sembra anche timoroso nel prendere l'iniziativa, cosa che invece dovrebbe fare sia nell'economia del match per farsi vedere dai giudici, ma anche perché è l'unico modo per interrompere l'azione costante di Rigoldi. Ecco, in questo momento Yegorov ha portato un buon jab sinistro, una buona combinazione un po' da lontano di Rigoldi, che in questo quinto round ha decisamente tirato un po' i remi in barca, preferisce al giro di boa respirare un po' di più e conservare le energie, perché nessuno meglio di lui ha potuto assaggiare, sta assaggiando l'energia dell'avversario. Si toccano il pugno al termine di questo quinto round, andiamo in pausa 60 secondi, subito. Siamo a media distanza, che devono andare, devono essere a corta distanza. Lavora più quel destro, lavora più. Ecco, riprendiamo dal sesto round, una pubblicità che sarebbe dovuta durare 60 secondi, deve durare 60 secondi, quindi non è il caso poi di inserire altre pubblicità, perché nel pugilato lo sappiamo, gong, un pugno e il match finisce, non possiamo correre questi rischi. Allora, sesto round, bisogna sempre partire molto puntuali con la pubblicità nel pugilato. Benissimo, però forse è meglio mandarle alla fine le pubblicità. Allora, sesto round, sta cercando adesso di portare una combinazione Luca Rigoldi, ovviamente impostata dal suo maestro. Gancio montante diretto, vediamo se funziona e se potrà chiudere il match prima del tempo. Questo è l'intento, questo è quello in cui crede l'angolo azzurro, l'angolo di Luca Rigoldi, nella possibilità di interrompere, cioè di chiudere questa difesa spinosa, ostica contro un pugile valido che certamente ha la ruggine di 18 mesi di inattività, ma per il resto sta dimostrando la sua tecnica e anche il suo valore. Cerca di legare Yegorov. E Luca Rigoldi non deve sprecare energie nel continuare a forzare in quella posizione, in quella clinch, montanti che non sortiscono alcun tipo di effetto. Le energie sono importanti, si sono preparati al meglio tutti e due. Luca Rigoldi, meglio di qualsiasi altro match della sua carriera, chiaramente, ma sta spendendo anche tanto, tantissimo. Intanto il cutman di Rigoldi, come del resto anche quello di Yegorov, hanno fatto entrambi un ottimo lavoro, perché sono riusciti a
tamponare le ferite. Sentiamo Freo. Che il fisico è stanco, ma noi sappiamo quanto abbiamo, ci siamo allenati. Luca, te lo sai quando ti sei allenato? Spacca il fiato, tira più colpi, non caricare, tiri i soldi, adesso non serve più caricare, tiri i soldi, precisi, ma soldi, e mi esposto sempre, sempre Luca, dai, puoi fare sto lavoro qua, lo abbiamo fatto tante volte, dai, te che benzina là dentro. Inizia la settima ripresa, avete sentito i consigli di Gino Freo, è veramente un grande maestro, tra l'altro è stato nominato dal sito specializzato Boxering Web miglior maestro dell'anno appena trascorso lui, e ovviamente miglior pugile dell'anno Luca Rigoldi in virtù della vittoria dell'europeo contro Parodi in Francia. Eh sì, prova a lavorare sotto con i montanti, prova a portare in scioltezza come ha chiesto Freo, più colpi. Buona azione, buon momento per Rigoldi, sta cercando di sgretolare la resistenza di Yegorov. Questo sbilanciamento per un colpo a vuoto non va bene. Questo va bene. È stanco comunque, è stanco, nonostante Gino Freo abbia detto sei allenatissimo come non mai, lo puoi fare. Cioè, puoi continuare a mantenere altissimo il ritmo. A noi sembra invece che Luca Rigoldi sia stanco, come del resto lo è anche Yegorov, che entrambi hanno speso tantissimo in un match estremamente generoso in cui due scuole, due tecniche diverse si stanno fondendo nel migliore modo possibile. Vediamo soluzione, scambi, ghiaccio destro di Yegorov e poi la replica 1-2 di Rigoldi. A segno, ha preso coraggio Yegorov con quel bel gancio destro e adesso riesce a schivare parzialmente il sinistro di Rigoldi. Vedete la linearità della box di Yegorov, gli ha impedito ormai da tre riprese di utilizzare il gancio sinistro per fermare lo spostamento che ripetutamente Luca Rigoldi fa alla sua sinistra. Però la sua box, essendo così lineare, non riesce proprio ad approfittare di questo momento. È per questo motivo che Luca Rigoldi continua a fare quel movimento. Andiamo ancora all'angolo. Questo anche diretto sinistro come va a segno. Adesso devi essere freddo, preciso, bello, sciolto, non fare fatica a dare colpi. Ne hai Luca, ne hai tanto dentro. Spacca il fianco, dai, ne hai tanto, ma stai sciolto, non caricare i colpi, perché ti sbilanci un pochino. Stai sempre bene, messo bene sulle gambe, sempre messo bene. Messo bene, esposta, fuori la testa quando porto il montante. Adesso si abbassa di più di prima, quindi che stai il montante. Se te lavori di cinto puoi metterlo in difficoltà, veramente. Dai Luca, dai un po'. Da Schio e dal Palasport Livio Romare. Stiamo assistendo alla parte conclusiva della difesa del titolo europeo dei Supergallo da parte di Luca Rigoldi contro Oleksandr Yegorov.
siamo all'ottavo round, ottavo delle 12 riprese. Colpo basso, dice Robin Dolpierre, l'arbitro francese. Questo non era, ma questo era perfetto, questo diretto allo stomaco da parte di Luca Rigoldi. Prova a saltellare, prova a sciogliere anche le gambe. Ci sono altri segnali comunque di una stanchezza che ovviamente c'è. La cosa più naturale del mondo, 7 riprese ad alto ritmo, stancano, ancora il montante sinistro di Rigoldi al tronco, gancio sinistro di Rigoldi, e il destro ancora dell'italiano, e il campione insiste, sente che il momento è importante, è in difficoltà Yegorov. Ha accusato certamente quel gancio, vedete lo sguardo, è uno sguardo fisso, uno sguardo che non mostra una lucidità e una presenza totale da parte dell'ucraino. Prova ancora a fiaccare resistenze di Yegorov, lavorando al corpo, devono continuare a stare attenti comunque a questi contatti ravvicinati con la testa improvvisi in avanzamento, perché una brutta ferita può sempre saltare fuori e condizionare poi l'andamento del match che, nonostante i tagli, le ferite che avete visto prontamente suturate e abilmente suturate, è arrivato all'ottavo round, quindi si sta incanalando nella discesa conclusiva. Avevamo detto in avvio di telecronaca come un match tra due pugili con queste caratteristiche, questo quasi identico valore, poteva arrivare al termine. Non ci può essere la certezza, ma 8 riprese sono state fatte, mancano 4 riprese, c'è ancora tanta strada da fare. Sentiamo. Su. Perché non ti porti più su la cosa? Sei gatto a spuare o non vuoi spuare? Vai, respira. Respira. Respira bene, dai, respira. Dai. Sta attento Luca, freddo adesso, lo so, questo è il momento dei campioni. Lavora bene col diretto destro e il sinistro va a portare prima sotto, perché io si sbassa. Destro, sinistro sotto, lo potete finire da sopra, perché ti sei bravo. Se ti cambi un po' il ritmo ti metti in difficoltà. Te che tieni il ritmo suo, lui è un campione, a te sei un super campione. Sei un super campione tu. Fermo un po' adesso. Cerca di scuotere Luca Rigoldi facendogli i complimenti, e i complimenti si fanno ad un pugile dicendogli che dinanzi ha un campione. Quindi Yegorov è un campione, ma tu sei un super campione. Ancora segno Luca Rigoldi, resiste comunque, tiene bene Yegorov, è un duro come la sua gente,
i pugili dell'ex blocco sovietico sono sempre stati molto duri. Ancora destro, ancora il destro di Yegorov. È chiaro che è un match che sta facendo il campione, è chiaro che ha accumulato un ottimo vantaggio, anzi un vantaggio che a questo punto può essere colmato soltanto con una inversione brusca di rotta, non vogliamo neanche pronunciare la parola. Però Luca Rigoldi deve continuare fino alla dodicesima ripresa a mantenere alto il ritmo e a guidare il match, non può e non deve concedere spazi all'avversario, neanche una ripresa. Ancora qualche sortita al corpo, intanto deve incassare un gancio sinistro di Yegorov. Probabilmente Yegorov dentro di sé ha già rinunciato, vediamo, non soltanto stanco ma è arrendevole, non prende iniziativa, aspetta soltanto il movimento di Rigoldi per cercare di mettere qualche colpo. Un match che ha cambiato radicalmente alla quarta ripresa. Andiamo ancora all'angolo. Adesso proviamo, Luca, stammi a sentire, proviamo a fare il salto di qualità. Cioè proviamo a mettere bang, più un colpo, no? Che ritmo là, spacca quel ritmo lì, metti un po' più ritmo, prova Luca, respira, cos'è che sai che non va? Ok, allora, perché non vediamo qualche colpo in più? Te che fai sentire un colpo e dopo te tiri via? No, continua. Dai, Luca, sì, ne sono meglio del maestro che si trova all'angolo, che è abituato ad osservare ogni dettaglio. Ha ravvizzato ormai da un paio di riprese a questa parte una certa macchinosità dell'azione di Luca Rigoldi, che ripetiamo, pur essendo nettamente in vantaggio e guidando il match, però non riesce a esprimere il pugilato che è suo, cioè fatto di combinazioni complesse, rapidissime e in sequenza. Quindi finita una, subito spostamento, altra combinazione. Adesso si scusa lui stesso del colpo finito sotto la cintura. Si pulisce i guantoni e si riprende. Il destro d'incontro di Yegorov. Attenzione Luca ai colpi dell'ucraino. Continua a lavorare, almeno a cercare di lavorare, ma si protegge bene in questa circostanza Yegorov. Deve spezzare il fiato. Combinazioni più rapide, complete. Lo può fare in effetti. Più ordine ci vorrebbe, è difficilissimo, al decimo round si rompono gli argini, la strategia, la posizione sulle gambe, cioè tutto diventa difficile, tutto diventa
disperatamente difficile, però è questo proprio il momento in cui il campione deve venire fuori in modo ordinato, non si deve lasciare andare al disordine, deve rimanere concentrato, portare quelle combinazioni che sa portare e uscire dalla guardia dell'avversario. Gira in tondo, cerca di saltellare, dimostrare che è ancora nel pieno delle energie, ma in realtà sono movimenti per richiamare quegli automatismi fisici che ogni tanto non sente evidentemente. Ultimi 10 secondi del decimo round, siamo quasi addirittura d'arrivo al termine di questo europeo davvero difficilissimo per entrambi. Lo è per Yegorov, che è ancora lì duro, granitico, ha subito tanto, ha preso tantissimi colpi, sta convivendo con questi tagli alle arcate sopraccigliari che gli danno fastidio, che ovviamente lo impensieriscono e che il nostro regista Roberto Gambuti prontamente ci porta quasi come un occhio indiscreto, andiamo proprio lì su quello che sta facendo il suo allenatore in questa circostanza, il Catman, uomo fondamentale, un ruolo fondamentale nel pugilato, quello saper rimediare ad una ferita, cercare di arginare quella che è profonda e cercare di non far allargare quella che è sottile, insomma proteggerla, far rientrare il proprio pugile come in questa circostanza con un abbondante strato di vasellina, cosa che non sarebbe permessa e che l'arbitro Dolpier, che è un arbitro di esperienza, sa bene, ma che lascia correre ed è giusto che sia anche così viste le circostanze. Intanto siamo all'undicesimo round, il penultimo di questo europeo, che sta, non lo diciamo ancora, lo diciamo alla fine. Per il momento possiamo dire che sta conducendo bene Luca Rigoldi contro un avversario indomito, un avversario che non ha smesso e non smette, e con delle sortite improvvise apprezzare qualche colpo preciso, qualche colpo buono, insidioso. Sono questi momenti in cui Luca non deve distendersi troppo, non deve rilassarsi troppo, rimanere ancora concentrato al massimo con la guardia alta, protetto e pronto a tutto. Yegorov è rinunciatario e si prende un po' di tempo anche Luca, va bene. Evidentemente non sente quelle energie che ha richiamato più volte Ginofreo. Ce le avrà anche nelle fibre muscolari, ma se non le hai nella testa, ovviamente. E anche del pubblico a bordo ring ci sono gli appassionati di Luca Rigoldi che continuano a incitarlo, a dirgli dai che ne hai. Beh, lui sa quello che ha e se è sufficiente. Stanchissimo più di lui Yegorov, in grado ancora di schivare, di essere mobile sul tronco, di avere quel colpo d'occhio, seppur offuscato dal sangue. E attenzione al destro di Yegorov, che è arrivato alla mascella di Rigoldi. Sono i momenti più complicati questi, e la fine delle riprese. Vedete come può essere ancora minaccioso Yegorov.
bisogna ancora aspettare, stare attenti, mancano 3 minuti alla fine del match che possono consacrare Luca Rigoldi grande campione. Ascoltiamo Freo. Dai, su, respira, muoviti un pochino sulle gambe adesso, muoviti, però conviene attaccarlo con giudizio, quindi cosa vuol dire? Il destro, d'accordo, dopo il servizio viene fuori, ma mi sposto in avanti e dopo continuo. Last round, ultimo round. Sì. Respira. Allora, sì, anche Gino Preo ritiene opportuno che quello che è stato dato è sufficiente, quindi in quest'ultima ripresa non chiede altro al proprio assistito di muoversi, di girare, cioè di fare quello che farebbe uno Yegorov per intenderci, senza andare sotto, senza andare a rischiare. I due pugili per quest'ultima ripresa vanno a toccarsi i guantoni, ultimi 2 minuti e 45 secondi dell'europeo di Luca Rigoldi da Schio. E Luca sale dagli spalti, cerca il pubblico di condurlo verso la fine di questa ennesima fatica da parte di un ragazzo dotato di grande intelligenza, di grandissima serietà professionale. È quello che tranquillamente possiamo definire un ragazzo d'oro, un ragazzo in gamba e un gran bel pugile in una categoria, questa dei Super Gallo, che ci offre, grazie a lui, un bello spettacolo di pugilato. Sono piccolino, dice, ci ha rivelato tempo fa di un aneddoto che possiamo forse raccontare adesso, ovviamente tenendo attenzione, lo raccontiamo dopo questo aneddoto curioso, simpatico. Diretto sinistro di Luca Rigoldi, improvviso, anzi di incontro, ha fatto indietreggiare Yegorov. Tre colpi portati da Yegorov sono andati a segno. Un minuto viene gridato dal pubblico. Cerca di muoversi, cerca di prendere tempo. Il risultato è saldamente nel suo angolo, quindi non c'è più alcun rischio da correre, non serve. La partita è vinta, quindi girare e stare lontano da qualsiasi tipo di problema. 40 secondi. Prova ancora una sortita, prova con colpi improvvisi che servono più che altro per spezzare qualsiasi tipo di iniziativa da parte di Yegorov. 20 secondi, match che va a finire. Mentre finisce il match sale invece il tifo del pubblico che sente il momento importante. Ricordiamo Luca Rigoldi, il nostro unico campione europeo in questo momento e quindi l'unico campione che possiamo sfoggiare oltre il confine. Ce lo dobbiamo tenere stretto, dobbiamo tifare per lui, dobbiamo gioire con lui per questa ennesima prova, gran bella prova sul ring. È finito l'europeo che rimane. Ci possiamo sbilanciare con grande facilità, anzi, che rimane in Italia, rimane a Caldogno, rimane in Veneto, rimane in Italia alla vita di Luca Rigoldi. Adesso attendiamo il verdetto ufficiale, una battuta rapida subito dopo il verdetto dobbiamo chiudere, mi sta dicendo il nostro regista Roberto Gambuti, corretto? Allora proviamo a non possiamo violare ovviamente quello che è
Niente, non potremo sentire Luca Rigoldi, lo sentiremo nei prossimi giorni nell'informazione dei nostri notiziari. Dobbiamo chiudere che siamo oltre la mezzanotte. E l'aneddoto, allora, una concessionaria motociclistica di zona alla conquista dell'Europeo ha voluto regalare una moto, una gran bella moto a Luca Rigoldi, che però non usa, tiene quasi sempre in garage perché ha paura di cadere e quindi di farsi male. E però con questa moto lui gli capita di girare nel suo paese, nella sua cittadina, e dopo aver vinto il campionato europeo la gente incominciava a riconoscerlo, però dice rimanevo sempre vedevo che quando mi incontravano rimanevano sorpresi, perché dice campione europeo di pugilato, pensavano che fossi un gigante muscoloso, mi vedevano così piccolino, così leggero, e non potevano credere che fossi proprio io il campione europeo di Super Gallo. E c'è anche un po' di commozione, ecco Davis Boschiero, altro grande campione, si sono allenati insieme, è stato uno dei suoi sparring partner. Ecco il verdetto unanime, non ci sarà dubbio, crediamo, ma ascoltiamo il ring announcer Mimmo Zambara. Vedete la fatica ma anche la soddisfazione, gli occhi che si vanno a chiudere per gustare al massimo questo momento. Ascoltiamo. Il dottor Marco Giuliani dal Belgio sta finendo di compilare i cartellini. Sta finendo. Allora il supervisor Marco Giuliani del Belgio è colui che nell'operazione di peso ha portato 2 ore e un quarto perché ha perso l'aereo, e quindi anche adesso ci sta. Allora, ha con sé i cartellini, ecco, e la cintura. Ecco i risultati. Unanime decisione. Allora, decisione unanime. Ovviamente. Giudice Brahim, 120 a 110. 120-110. Giudice Pablo Gonzalez, 120 a 110. Sì, sì. Giudice Hausmann, 117 a 111. Beh. Vince e si riconferma campione. Allora, europeo. Campione europeo. Confermato campione europeo Luca Rigoldi con verdetto unanime. I punteggi li avete sentiti, 120 a 110, 120 a 110, 117 a 111. Noi siamo più d'accordo sui 120-110, ma poco importa, quello che importa è che l'Italia da stasera, lo possiamo dire con assoluta certezza, ha un grande campione nel pugilato e si chiama Luca Rigoldi. Noi siamo in conclusione.